Il recupero del fiume Sarno, previsto agli inizi del 2024, e il recupero della dispersione idrica tra gli obiettivi prioritari da raggiungere. Questa mattina la presentazione del bilancio di sostenibilità Gori 2021 nella Sala Cappella di Villa Campolieto. Illustrati i risultati conseguiti dall'azienda in merito alle tematiche ambientali, sociali ed economiche e le sfide per il futuro. Un bilancio dinamico nell'ottica della sostenibilità ambientale, mettendo al centro le esigenze dei cittadini. Ai microfoni di TV City il presidente Sabino De Blasi, l'amministratore delegato Vittorio Cuciniello e la responsabile comunicazione Mara De Donato. Sabino De Blasi, presidente della Gori, oggi la presentazione del bilancio di sostenibilità. Quali risultati raggiunti, quali ancora da raggiungere? Quelli che abbiamo raggiunto nel 2021 sono significativi perché abbiamo già recuperato 13 dei 113 scarichi che avevamo in ambiente abusivi e poi stiamo avviando e stiamo galoppando per il recupero del fiume Sarno. Noi contiamo per gli inizi del 2024 di recuperare questa risorsa e quindi contiamo di avere finalmente il Sarno pulito. Nell'immediato futuro, quindi mi riferisco ai prossimi 2 anni, recupereremo molto la dispersione idrica. Abbiamo approvato un finanziamento di 50 milioni di euro da parte del REACT, che è un capitolo dedicato economico proprio al recupero della risorsa idrica. Tornando al progetto del fiume Sarno, il collettamento dei reflui consentirà di recuperare il mare, la balneabilità nei nostri territori. Agli inizi del 2024 noi puntiamo ad avere il fiume Sarno risanato e quindi contiamo di avere tutta la fascia costiera con il mare pulito. Questo significa economia di territorio, significa dare la possibilità alle persone di fare il bagno a casa e non di andare verso spiagge lontane e significa un ritorno importante sul piano dell'immagine e dell'economia a livello non neanche nazionale, io direi internazionale della Regione Campania. Oggi presentiamo il terzo bilancio di sostenibilità, quello del 2021, ed è l'occasione per fare una riflessione appunto sui risultati che abbiamo raggiunto nell'anno, e nel bilancio troverete tutti i dati, le informazioni che abbiamo consolidato su queste tematiche, e in più iniziamo a lanciare quelle che sono le sfide per il futuro. In particolare noi ci concentreremo su due principali obiettivi, uno che è quello della bonifica del Sarno e del litorale col completamento di tutti gli interventi che stiamo realizzando a partire da Torre del Greco fino a raggiungere a tutti quelli del bacino del Sarno, e l'altro aspetto fondamentale su cui ci concentreremo nei prossimi anni è quello della riduzione delle dispersioni idriche. Mara De Donato, responsabile comunicazione Gori, spieghiamo cosa significa bilancio di sostenibilità. È uno strumento di rendicontazione rispetto a tutte le azioni svolte dall'azienda nell'annualità 2021. Quindi rappresenta una fotografia degli obiettivi raggiunti e al tempo stesso un racconto degli obiettivi a cui tendiamo. Quindi il bilancio non va inteso come uno strumento statico, ma uno strumento dinamico in divenire, perché raccontiamo le promesse mantenute e al tempo stesso ne facciamo delle altre che verranno poi rendicontate nei bilanci successivi. Quali sono state le istanze più sentite che sono pervenute dai cittadini? I temi cosiddetti materiali, quindi quelli prioritari per i cittadini, hanno riguardato proprio la gestione sostenibile del servizio idrico. Sono stati molto sentiti anche i temi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, e quindi l'attenzione alle persone e l'attenzione al sociale e al dialogo con il territorio. Quali sono stati gli elementi di rilievo da evidenziare e interessanti per i fruitori finali? Gori nel 2021 ha raggiunto importantissimi obiettivi in ambito di sostenibilità ambientale e anche di digitalizzazione, di innovazione tecnologica a favore degli utenti, perché non dimentichiamo che veniamo fuori da anni di pandemia che ci hanno in qualche modo costretto a sollecitare gli utenti all'utilizzo degli strumenti online proprio per consentire di avere una fruizione immediata dei nostri servizi. Per quanto riguarda invece la sensibilizzazione sul plastic free? Quello è un progetto che è proseguito, è iniziato nel 2019 ed è proseguito nel corso degli anni e che vuole appunto non solo da un lato ridurre l'utilizzo di plastica monouso, ma dall'altro anche sensibilizzare sull'utilizzo dell'acqua di rubinetto, perché parliamo di un'acqua assolutamente buona, di qualità, garantita dagli oltre 100.000 controlli che il nostro laboratorio effettua ogni anno.